Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. Oggi vado a dipingere questa striscia di stoffa con un disegno che regalo in omaggio a coloro che hanno acquistato i miei album e che mi fanno una recensione. È un disegno adatto a essere dipinto su lenzuola, tovaglie, perché è in forma di linea, di fascia. Il disegno è questo. Va composto, come vedete, il primo foglio e il secondo foglio. Tutto nella telecamera non c'entra. Questi sono i primi due fogli, questo è il terzo e questo è il quarto. Come vedete è un disegno molto leggero. Il centro di questo disegno è questo, qui, così, vedete, è formato da quattro fiori. Va composto in questo modo e, data la sua lunghezza, è lungo circa 1,20 m, è appunto adatto per essere dipinto sulle lenzuola, ma anche sul cuscino, perché per esempio sulla federa è possibile dipingere questa parte, vedete, da qui a qui, oppure può essere dipinta come cornice sulle tovaglie. Io andrò a realizzare a mano libera questa parte centrale, quello che mi entra all'interno di questa fascia, la eseguirò a mano libera e la farò anche un pochino più grande. Ricordatevi che i miei disegni possono essere utilizzati sia nella grandezza con cui appaiono sugli album, sia ingranditi o rimpiccioliti, quindi io ne farò una versione più grande. I fiori, quando hanno una misura media grande, sono più facili da realizzare rispetto a una misura medio piccola. Perché? Perché si possono utilizzare pennelli più grandi e quindi riempire grandi campiture di colore, grandi superfici di colore in meno tempo, invece di lavorare con pennelli estremamente piccoli. I colori che andrò ad usare sono della ditta Pepeo e sono il giallo numero 13, il marrone cioccolata numero 88, il bianco numero 10, il porpora numero 65, il 64 che è il rosso orientale e l'84 che è il blu. Bene, userò un foglio di acetato da mettere sotto il piattino in modo tale che posso dipingere senza sporcare con la mano il lato destro del lavoro. Allora, per prima cosa calcolerò all'incirca qual è il centro di questo pezzo di stoffa, quindi la posizione che avranno i miei fiori centrati è questa. I fiori sono a 5 petali, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ho immaginato il primo fiore, e sono fatti con i bordi non perfettamente rotondi. Sono molto semplici e quindi possono essere realizzati da chiunque. Come vedete, rispetto a quello del foglio è leggermente più grande. Il secondo fiore lo faccio qui, 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio prima i petali che si trovano liberi. Il terzo fiore lo faccio qui e il quarto lo faccio incastrato qui sotto. Andiamo a dipingere questi fiori. Comincerò col definire il bordo. Sto usando il pennello numero 8. Vedete che bello effetto che fa all'interno? Qui sono sotto l'altro fiore, quindi devo definire bene il bordo dell'altro fiore.
metto anche una punta di marrone per spessire il colore, perché qui abbiamo molta ombra, e metto un po' anche da quest'altra parte. Qui riempio con del colore più scuro. Adesso uso l'altro colore, sono simili ma non uguali, e questo mi permetterà di avere delle sfumature che non saremo in grado di decifrare consapevolmente, ma che il nostro occhio, che la nostra mente è in grado comunque di comprendere, di vedere. A questo punto ho lasciato bianco i bordi, vedete, e li faccio più chiari, così, senza esagerare, lasciamo che il colore sia un effetto un po' impressionista. Vedete che per fare le striscioline sto usando il pennello piatto usato di taglio. Bene, il fiore sottostante è fatto. Adesso vado a fare questo. Prima definisco bene il pomo centrale, che sarà giallo, poi vado a fare le sfumature intorno. Immaginate che questo possa essere il centro del disegno della vostra tovaglia o del vostro lenzuolo. Di solito per la pittura su lenzuola io utilizzo dei colori più chiari, dei colori pastello, invece per una tovaglia da tavola preferisco dei colori così intensi. Gli do le sfumature con quest'altra tinta. Il mio vuole essere un lavoro semplice, ma comunque accattivante. Lavorare con i colori scuri è molto più facile che lavorare con colori chiari, quindi per questa lezione facile sto utilizzando dei colori più intensi. Adesso metto il bianco. Vedete, cerco di evitare di fare troppe sovrapposizioni, perché ricordiamoci che questo è un colore per stoffa e fare troppe sovrapposizioni rischia di indurire il tessuto, di inspessire il tessuto. E comunque al lavaggio ha una presa, una resistenza minore quando il tessuto è troppo inspessito. Vedete che posso fare delle lineette con il taglio del pennello, mettendo il pennello in laterale. Adesso vado a fare un minimo di ombra da questa parte. Per gli amanti dei pennelli piccoli, sappiate che potete farlo anche col pennello piccolo tondo, ma vi ci vorrà molto ma molto più tempo, e comunque
i risultati saranno leggermente diversi. Per diversi non intendo che saranno più brutti, ma anzi potrebbero essere più belli. Questo dipende da voi, da come lavorate. Da questa parte aggiungo questo color cioccolata perché rimane sotto il fiore. Vedete? Faccio un po' più di scuro qui, così. Vedete che bello anche così senza rifinire sui bordi. Guardate che bello, che bell'effetto che fa. Cercate di essere liberi, aperti a nuove soluzioni. Quando state dipingendo, vedete che state facendo una cosa e vi piace in un po' certo modo, lasciatelo in quel modo. Non continuate per forza a lavorarlo. Lo volete lasciare più bianco il bordo, lo volete fare tutto rosso il fiore? Avete molta scelta. Le striscette. Aggiungo questo colore qui perché prima non l'ho messo. Possiamo anche non eseguire le cose sempre nello stesso modo, però naturalmente i risultati non saranno identici se i colori non vengono messi nello stesso modo, eh? Ma è anche vero che i fiori non sono tutti uguali. Qui devo andare a dare del colore scuro qui sotto, perché l'altro fiore ci sta posato sopra. Vedete? Sempre col pennello messo di taglio definisco meglio questo petalo. Questa stoffa è molto grossa, è un lino ma di uno spessore enorme. Bene, ultimo fiore. Questo è il fiore che è sovrapposto a tutti. Vedete, non ha petali che sono sotto altri petali, quindi i bordi di questi petali devono risultare più chiari nel confronto con gli altri. Seguo allo stesso modo, parto dal centro e sfumo verso l'esterno con questo rosso. Quando i tessuti sono così spessi, la superficie della pittura verrà puntinata leggermente di bianco perché non penetra alla perfezione il colore. Ma impariamo a dipingere diversi tipi di tessuti perché le reazioni del colore sono diverse. A volte rimaniamo delusi quando andiamo a fare un disegno che abbiamo fatto su un altro tessuto, su un tessuto, e lo facciamo su un tessuto completamente diverso e non riusciamo a gestire il colore. Quindi ci si deve allenare. Allora, questi sono i fiori. Adesso, visto che comunque il colore c'è, farò anche un fiore qui e un fiore qui. Passiamo a fare il cuore centrale. Prendo del giallo, utilizzo un pennello numero 4, più piccolo, e vado a fare il contorno del fiore e del pomo, così. Vedete? Guardate come brilla.
Ecco qui, li ho fatti tutti quanti. Adesso con questo numero 26 andrò a dare delle sfumature. Prendo con l'angolo del pennello, do qualche puntino qui e lì di questo colore un po' rosso, appena appena, senza esagerare. Naturalmente questo disegno lo potete immaginare anche con altri colori, non solo con tinte più chiare, ma potreste immaginarlo anche con un rosso diverso, con un azzurro, con un blu, con un colore arancio. Bene, adesso prendo una punta di marrone, pochissima, la mischio con questo rosso e do qualche puntino più scuro qui sul bordo in ombra. Con un po' di questo arancio date il bordo solo dalla parte della luce, perché se qui c'è un incavo, questo bordo qui è più scuro di quanto lo sia di qua. Di qua lo daremo così. Ma leggerissimo. Ultima cosa, con il pennello piccolo vado, prendo un po' di marrone mischiato con questo arancio intenso e definisco meglio questo bordo, così, solo sul bordo. Vedete? Poi lo sfumo leggermente, senza coprire troppo il colore arancio che ho messo. Un puntino di bianco, ma è superfluo perché ce n'è già abbastanza. Comunque, se vogliamo esagerare. Bene, questi sono i fiori. Passiamo adesso alle foglie. Per fare le foglie userò i colori che ho sulla tavolozza, con la sola aggiunta del blu. Quindi rimetto il bianco. Allora, vado a disegnare le foglie, creo il verde, che sono fatte in questo modo. Questo disegno è stato pensato molto semplice, quindi niente pieghe, niente colori strani. Vi ricordo che se volete dei disegni li trovate sui miei album, ne sono 4, sono in vendita online, vi lascio il link in descrizione. E vi ricordo anche che questo disegno che sto realizzando oggi è un omaggio che invierò a chiunque mi fa una recensione sui miei album dopo averlo acquistato. Basta una sola recensione, nel caso me ne facciate di più ci saranno altri disegni omaggio. Farò queste foglie in modo molto semplice perché il disegno non è molto elaborato e anche perché i colori sono piuttosto intensi e quindi non voglio caricare troppo. Ricordiamoci sempre di essere equilibrati.
Se usiamo troppo colore scuro, non usiamo forme esagerate. È come in musica, con un ritmo molto incalzante, le strutture armoniche e melodiche devono essere più semplici. Sto facendo queste foglie con il verde che ho creato con il blu, il giallo e il bianco mischiato insieme. Attenzione al bianco, siate parsimoniosi perché tende ad opacizzare i colori. Nelle parti sottostanti ai fiori aggiungerò a queste tre tinte anche il marrone per dare un colore un po' più intenso e che mi dia maggiore profondità. Dipingo queste foglie con molta semplicità, semplicemente con il pennello piatto numero 8 e facendo delle nervature che mi danno la sensazione della foglia. Attenzione a non esagerare con le nervature, perché nella realtà, quando guardiamo una natura morta, quando guardiamo dei fiori, comunque quando guardiamo le foglie, il nostro occhio non riesce a cogliere tutte le nervature, perché alcune sono più in luce e altre meno, e quindi non è necessario che le sottolineiamo tutte. Per chi mi segue per la prima volta, noterà che non uso il telaio per dipingere, non uso mai il telaio. Non è necessario. Basta stirare i tessuti alla perfezione. Con mano leggera dipingete senza spostare il tessuto. Il telaio potrebbe rovinare i tessuti. Noi non siamo ricamatrici, non ne abbiamo bisogno. Le ricamatrici ne hanno bisogno perché hanno bisogno non solo del tessuto teso, ma anche del vuoto sotto. Noi non ne abbiamo bisogno, quindi per chi vuole sperimentare questo tipo di pittura senza telaio, lo faccia pure. E si accorgerà che è anche molto più veloce e sbrigativo. Dobbiamo stare ogni volta ad aspettare che il pezzo di tessuto si asciughi il colore dentro al telaio prima di ricominciare ad andare avanti, anche perché il telaio non ci permette di avere una visione d'intero del lavoro. Io quando lavoro una tovaglia o lavoro un lenzuolo è completamente steso sul tavolo e quindi ho la visione d'insieme. Ecco perché riesco a lavorare a mano libera. Non potrei farlo se lavorassi all'interno del telaio. Quindi se volete allargare i vostri confini visivi, dovete lavorare in questo modo. Poi quando lavorate con cose piccole che stanno tutte nel telaio, vabbè, ci sta anche questo. Con un po' di bianco illumino queste foglie, bianco puro senza mischiare a nessun colore. Bene, il più è fatto, adesso andrò a fare questi riccioli e questi rametti di collegamento. Userò un pennello numero 2 tondo. Questi ricci li faccio mischiando insieme giallo, bianco, marrone e blu. Devo ripassare perché il tessuto non mi permette di
schiacciare troppo il pennello. Ci rimetto del giallo. Questo rametto lo faccio uscire anche qui. Adesso qui continuerebbe ad andrebbe avanti. Come vedete, questo disegno è stato piuttosto semplice da realizzare. L'ho dipinto quasi tutto col pennello grande numero 8 e non mi sono neanche preoccupata di dover sfumare, piegare le foglie o cose molto più complesse. È un disegno adatto soprattutto ai principianti. Mi auguro che il mio video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima video lezione e vi ringrazio per la visione. E mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, così non perderete le prossime lezioni.